Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale in questo 27 gennaio, giornata dedicata alla memoria. La senatrice a vita Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Roseto degli Abruzzi. Oggi l'annuncio proprio nel giorno della memoria, la sopravvissuta alla Shoah ha subito risposto all'invito dell'amministrazione comunale. Tutti i particolari nel servizio di Giuseppe Dintino. La senatrice a vita Liliana Segre sarà presto rosetana. La giunta comunale di Roseto degli Abruzzi ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla superstite dell'Olocausto. L'annuncio arriva nel giorno della memoria, la ricorrenza di quando nel 1945 l'Armata Rossa liberò gli internati nel campo di concentramento di Auschwitz. La giunta ieri ha deliberato appunto l'intenzione di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Adesso il consiglio comunale nella prossima seduta formalmente delibererà, sicuramente mi auguro all'unanimità. E la risposta della Segre, nominata senatrice a vita dal capo dello Stato uscente Mattarella, non si è fatta attendere. Spero di poter partecipare alla cerimonia, ha detto l'onorevole. Abbiamo avuto una risposta dalla sua segreteria, la senatrice si è detta lieta di questa onorificenza, che è la forma più alta che la nostra città può esprimere per dimostrare gratitudine, stima, riconoscenza nei confronti di quello che lei rappresenta, e si è detta appunto compatibilmente col suo stato di salute e con altri impegni istituzionali disponibile anche a partecipare alla celebrazione che ci sarà magari per la consegna della Rosa d'Oro, che è il simbolo della nostra città. Roseto ha deciso di celebrare il giorno della memoria proprio con le parole della senatrice. I libri della Segre, insieme ad altri, saranno donati a scuole e biblioteche. Il racconto delle leggi razziali, dello sterminio e della guerra pesa ancora come un macigno sulla coscienza di coloro che rimasero in silenzio. Proprio le parole della Segre, quest'oggi nella biblioteca comunale di Roseto, sono state rimarcate da una performance artistica. Mi ricordo che non potevamo più ascoltare la radio. Dovevamo chiedere il permesso per fare tutto. Due artisti che ringraziamo, che faranno un intermezzo musicale e poetico, una lettura di alcuni passi della Segre, quindi Corradi e Sasà ci rallegreranno con la loro opera, e in più una bellissima iniziativa di acquisto di libri su tutto il territorio. Andranno nelle cassette a Roseto e nelle frazioni, quindi saranno disponibili alla cittadinanza, e in più verranno regalate alle scuole, quindi alle scuole medie, alle scuole superiori, quindi a rimpinguare un po' le loro biblioteche scolastiche, e in più qui nella biblioteca comunale, che dovrà tornare a essere il centro culturale di Roseto. Era difficile essere dei cittadini di serie B in una zona grigia come la nostra. La solitudine si faceva tangibile vedendo coloro che finora erano stati amici allontanarsi da noi. E la città di Pescara conferisce invece la cittadinanza onoraria alla giornalista ebraica Lisa Billing, che racconta come in pochi a Pescara erano consapevoli che la cattedrale sorge sulle vestigia di un'antica sinagoga. Conferita all'unanimità da parte del Consiglio Comunale di Pescara la cittadinanza onoraria a Lisa Billing Palmieri. Nata a Vienna da famiglia ebraica, arriva in Italia nel 1961. Dal 2005 è rappresentante presso la Santa Sede dell'American Jewish Committee. Nel corso degli anni ha raccolto preziose testimonianze sulla Shoah direttamente dai sopravvissuti alla deportazione, su cui oggi ha tenuto la relazione dal titolo Dialogando sulla memoria, inviando un messaggio soprattutto ai più giovani. Sono quasi 4 anni che ti ricordo nel cuore. Essere accettata come uno di voi, anzi come una cittadina onoraria, vuol dire che abbiamo stabilito un patto di vera amicizia. Un percorso avviato sin dal 2019, con la prima adesione del comune di Pescara alla giornata europea della cultura ebraica, primo comune in tutta la storia d'Abruzzo ad aderire a questo importante evento internazionale. È un
ponte verso il futuro che trae energie e ragioni sempre nuove verso il passato. Non a caso l'evento di oggi vede in controluce il protagonismo dell'infanzia, dei bambini, il Museo della Memoria Giocosa, il pediatra David Korn. Quello che è successo a Campiglio Marittimo, vicino Livorno, questa aggressione a un bambino è un terribile monito su come la memoria, se dimenticata, pregiudica le ragioni del futuro. Ancora una volta Pescara protagonista sulla scena nazionale per le iniziative legate a una data significativa nel mondo, per ciò che ha rappresentato la liberazione dal lager di Auschwitz, il dramma epocale della Shoah. La città adriatica è stata la prima in Abruzzo e tra le prime in Italia ad aderire alla giornata europea della cultura ebraica e che ha già segnato le cittadinanze onorarie alla senatrice Segre, all'Unione delle comunità ebraiche, alla Brigata ebraica e alle vittime e ai sopravvissuti dell'Olocausto. Come ogni anno è stata deposta una corona di alloro alla base della lapide dedicata alle vittime della Shoah. Abbiamo voluto consegnare questo riconoscimento a Lisa per la sua opera incessante a favore del ricordo, della memoria di quella tragedia chiamata Shoah. Questa collaborazione che è iniziata nel 2019 e che oggi compie un significativo passo con il conferimento della cittadinanza onoraria che il Consiglio Comunale all'unanimità ha voluto conferire a Lisa Billig. È un passo significativo, importante per la nostra comunità in una giornata particolare qual è quella del 27 gennaio. Servizio era di Stefano Recanati e nel giorno della memoria anche Tollo ricorda i propri cittadini deportati in nome della Shoah pur non essendo ebrei. A uno di loro oggi il prefetto di Chieti ha conferito la medaglia d'onore, Selenia Secondi. Fu internato in un campo di concentramento in Polonia, dove lavorava come operaio specializzato in una fabbrica di armi da guerra. Dalla ricerca svolta da sua figlia Amalia insieme alla docente Luigia D'Emilio sono emersi dettagli che hanno consentito di ricostruire che erano 23 i tollesi deportati nei campi di concentramento pur non essendo ebrei, ma per aver rinunciato a proseguire i combattimenti. A Roberto D'Incecco, aviere dell'aeronautica militare deportato in Germania dal 1943 al 45, oggi il prefetto di Chieti ha conferito una medaglia d'onore che è stata ritirata dalla figlia Amalia, attuale vice sindaco di Tollo. Una volta nel campo di battaglia, in casa di mio padre, sul fronte russo, si sono resi conto di quella che era realmente la guerra e quindi hanno cominciato a cambiare le loro idee, così quando c'è stata la resa si sono rifiutati di combattere, di prestare giuramento e quindi internati nei vari lager. Io accolgo questa medaglia con grande onore perché è stato riconosciuto tutti i sacrifici, ma soprattutto i suoi e quelli di tante persone che hanno dato tanto per la nostra libertà. Ma noi abbiamo fatto un progetto di ricerca che dall'anno scorso, abbiamo iniziato il 27 di gennaio dell'anno scorso, abbiamo trovato in tutti gli archivi presenti 23 in totale internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi e ora stiamo raccogliendo tutti i fogli matricolari perché vanno mandati alla Presidenza della Repubblica per ottenere la medaglia. Successivamente, una volta consegneremo con Sua Eccellenza il Prefetto le medaglie e faremo un sacrario nel nostro territorio vicino al Monumento dei Caduti dove ci saranno i nomi di tutti questi 23 eroi che lottarono contro il regime nazista. Quindi onore a Tollo e al suo sindaco e a tutti quanti la consigliatura perché possano andare avanti su queste iniziative perché, ripeto, dimenticare e non ricordare sia cose belle che cose brutte è diventato un fatto da combattere. Assolutamente. L'Istituto Tecnico Statale Galiani d'Esterlich di Chieti è l'unica scuola attualmente ad aver posizionato al proprio ingresso una pietra d'inciampo che ricorda il sacrificio del professore che ha insegnato per tanti anni proprio presso l'Istituto Teatino. Aveva insegnato per molti anni all'Istituto Tecnico Galiani di Chieti, ma per la sola colpa di essere ebreo fu internato in un campo di concentramento a Lanciano. Il professor Aldo Oberdorfer era nato a Milano, come emerge dalle ricerche condotte da alcuni alunni del Galiani d'Esterlich, che hanno inaugurato insieme alla loro docente e alla presenza delle autorità una pietra di inciampo, una tradizione iniziata dall'artista tedesco Gunther Demming per ricordare ovunque le vittime
vittime della Shoah e le azioni criminali poste in essere dal governo nazionalsocialista. Quella che è stata inaugurata stamane proprio all'ingresso dell'Istituto Gagliani di Chieti è l'unica pietra d'inciampo della città ed è la prima posta da una scuola in Italia. Un San Pietrino sostituito con una piccola lapide recante il nome della vittima. È un significato della memoria affinché le pagine più buie, più nere della nostra umanità non vengano a ripetersi nel futuro. Io appartengo a quella generazione di mezzo che ha avuto testimonianza diretta dai propri padri, dai propri nonni delle atrocità della guerra e la generazione dei quarantenni, dei trentenni e anche dei più giovani a cui dobbiamo assolutamente tramandare il ricordo di quelle atrocità e di quei giorni per far sì che queste cose non accadano più. È un discorso che può apparire scontato, ma scontato non lo è, perché siamo in un momento della nostra umanità dalla memoria molto corta. Vediamo adesso i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono infatti 3.615 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. 2.355 di questi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 12,2%. Si registrano purtroppo altri 9 decessi che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.786. In aumento i ricoveri, i nuovi positivi hanno un'età compresa tra un mese e 100 anni. 415 pazienti più 7 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica e 40 meno 1 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 102.910 sono in isolamento domiciliare. Vediamo i guariti che sono 391 in più rispetto a ieri e le variazioni provincia per provincia, 707 in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 948 in più in provincia di Chieti, 822 in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 1003 in più rispetto a ieri in provincia di Teramo, 56 sono persone che risiedono fuori regione e 2952 con un incremento di 76 unità per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso. Il bimbo profugo siriano Mustafa El Nezel in Italia da qualche tempo ha espresso il desiderio di vedere il mare e allora a Silvi si è attivata una rete di solidarietà per ospitare la famiglia e il sindaco Scordella ha ufficializzato l'invito. Vorrei vedere il mare. Questo è il desiderio espresso ad una TV italiana da Mustafa El Nezel, bimbo profugo siriano nato senza arti. Desiderio ascoltato dall'amministrazione di Silvi. I genitori del bimbo furono vittima di una bomba al mercato di Idlib. Il padre perse una gamba, la madre, incinta del piccolo Mustafa, subì danni al feto. Questa foto, insieme al genitore, ha fatto il giro del mondo e ha attivato una rete di solidarietà che ha consentito, almeno a questa famiglia, di abbandonare l'inferno siriano e trovare rifugio a Siena. Un raro lieto fine per una delle tante storie degli odierni genocidi che raccontiamo nella giornata in cui si ricorda lo sterminio causato dai nazifascisti. La Siria, da oltre 10 anni, è teatro di un conflitto volto a rovesciare il governo del dittatore al-Assad. Sullo sfondo però il colonialismo israeliano, la repressione dei curdi da parte della Turchia, la competizione tra gli stati imperialisti, Russia e USA e l'avanzata jihadista in un paese ricco di gas e petrolio. La famiglia El Nezel è riuscita a salvarsi, il desiderio di Mustafa di vedere il mare potrebbe presto realizzarsi, ovviamente non a Siena, ma a Silvi, dove si sono attivati amministrazione comunale, associazioni, commercianti, albergatori per ospitare in vacanza la famiglia. Grazie all'intuizione dell'assessore al turismo Massimo Santone che ci ha proposto, dopo aver sentito questa intervista al TG, e naturalmente l'amministrazione, tutta la giunta comunale è stata entusiasta di poter contribuire, soprattutto in questi momenti solidali, a situazioni del genere.
Silvi è un comune con la bandiera verde dei pediatri che certifica quanto la città sia a misura di bambino. Ora bisogna solo attendere che la famiglia Helnesel accetti l'invito e faccia i bagagli. Il contributo che possiamo dare è importante soprattutto in queste situazioni. La solidarietà del comune di Silvi è massima, siamo tutti a disposizione, sarà una settimana di festa se verrà accettata e siamo veramente propositivi perché questo avvenga sul nostro territorio. Su segnalazione della Confesercenti della provincia dell'Aquila, la problematica relativa ai furti nelle attività commerciali ad Avezzano è arrivata davanti al prefetto del capoluogo Cinzia Torraco. Dure le parole del consigliere avezzanese Tiziano Genovesi, il quale aveva già portato all'attenzione pubblica il problema durante la campagna elettorale. Avezzano, città ultimamente sotto l'obiettivo della microcriminalità. Una serie di furti ai danni delle attività commerciali, soprattutto del centro, ha risvegliato l'attenzione dei cittadini e ha preteso una risposta certa da parte delle istituzioni. Ma purtroppo il problema sicurezza in città ormai è un dato acclarato, è un dato di fatto. Ormai sono mesi che diciamo e continuo a dire che la sicurezza in città non è percepita e c'è un problema sicurezza. Commercianti che si dicono sfiniti, che fanno i conti con lo strascico di una crisi economica imperante dovuta alle chiusure e ai vari lockdown per Covid-19 e che adesso devono destreggiarsi forzatamente anche con la paura di essere nel mirino dei malviventi. La richiesta che arriva dal mondo del commercio è a chiare lettere: più vigilanza e forze dell'ordine da potenziare, nonché più telecamere. Stamattina il vertice virtuale con il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco alle ore 11. Ricordo qualcuno che mi dava dello sciacallo, ricordo qualcun altro che diceva che era pura propaganda elettorale. Oggi purtroppo se ne sono accorti i cittadini, se ne sono accorti i commercianti e a me se ne inizia ad accorgere anche qualche consigliere comunale che continua a venire, che inizia ad essere sulle posizioni di Tiziano Genovesi, quindi la sicurezza è un fatto importante. Furti, tentativi di furto e piccoli colpi messi a segno anche ai danni delle aziende del nucleo industriale della città. Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti e CNA lanciano un grido unanime. Questa mattina ha partecipato all'incontro online anche il vice sindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino. Le associazioni di categoria del territorio hanno preparato un documento congiunto da consegnare proprio in prefettura. La sicurezza in città non è più percepita, le continue spaccate notturne, le continue scorribande notturne di delinquenti di basso profilo che vanno a fare danni in giro per la città ormai è sotto gli occhi di tutti. Sono sempre più preoccupato, le parole erano state profetiche evidentemente nel dire che c'era un problema sicurezza, nessuno ci ha messo le mani e oggi è un problema molto molto serio ed importante all'interno della città. La CGIL delle province dell'Aquila e Chieti continuano senza remore ad opporsi alla chiusura dei tribunali di Lanciano, Vasto, Sulmona e Avezzano. Il 22 settembre dovrebbero essere soppressi 4 tribunali abruzzesi, 2 nella provincia di Chieti, Lanciano e Vasto, 2 per la provincia dell'Aquila, Avezzano e Sulmona. Ma questo creerebbe naturalmente grosse disfunzioni ed in nome di un risparmio dei costi il prezzo da pagare è troppo alto. La CGIL in questo senso si sta mobilitando. Cosa state facendo? Sì, stiamo ovviamente riprendendo il tema e cercando di far capire a livello governativo che qui lo Stato non può arretrare, non può essere che in nome di qualche piccolo risparmio da farsi, da ottenersi, si mette in discussione un presidio di legalità sul territorio così importante, anche alla luce degli ultimi avvenimenti. E noi siamo anche una provincia di confine con le altre regioni, la Puglia e Molise, quindi abbiamo la necessità di garantire la giustizia e l'efficienza della giustizia, non di sopprimere i tribunali in nome di qualche risparmio che tranquillamente si può fare altrove senza una riforma vera della giustizia. Peraltro su 2 di queste città insistono delle strutture carcerarie. Sì, ma c'è tutto un complesso, ci sono le strutture
strutture carcerarie, c'è il discorso che i cittadini di periferia dovrebbero vedersi, diciamo, allungare anche i tempi di percorrenza per raggiungere il Tribunale di Chieti, c'è un sistema che va in crisi, in nome di che cosa? Francamente è difficile capirlo, non a caso noi siamo abbastanza arrabbiati e riteniamo che ci sia necessità di una discussione vera, anche nel milleproroghe, affinché si vada al superamento di questo inchippo. Vi siederete a un tavolo, cosa state facendo, cosa chiedete? Ma noi faremo tutte le iniziative, l'abbiamo detto, l'abbiamo già instradato in passato e continueremo a farlo, perché qui parliamo di una certezza di fondo. O lo Stato, quando dice che pretende legalità, pretende il rispetto delle norme, pretende soprattutto che i cittadini siano al sicuro, poi è conseguente, oppure dobbiamo capirci se mentre diciamo questo intendiamo superare quelli che sono i presidi di legalità e andare a una discussione sterile che non ha senso, beh, qualcuno a livello regionale e nazionale ci dovrà spiegare perché. Che non riusciamo a fare squadra comune e difendere questi che sono presidi per noi fondamentali per il futuro. Numerosi studenti del Pescarese non hanno potuto raggiungere le scuole del capoluogo di provincia a causa dell'eliminazione di alcune corse degli autobus TUA. È la denuncia del consigliere regionale pentastellato Domenico Pettinari. È stata una ripartenza per le scuole già disastrosa di suo per quanto riguarda i contagi, anche perché comunque non ci si è messi d'accordo. Tanti ragazzi però rimangono a terra perché gli autobus a volte non passano, anche a causa del Covid che ha messo a letto, ha messo a casa, fermato tanti autisti. Sì, stiamo vivendo una situazione disastrosa. Ieri abbiamo toccato, io dico, la punta, ma anche nei giorni passati abbiamo registrato diverse corse degli autobus, soprattutto nella provincia di Pescara, che sono saltate. Saltare significa lasciare a piedi i ragazzi, tantissimi ragazzi sono stati lasciati a piedi e parliamo di centri importanti della provincia di Pescara fino ad arrivare alle aree interne, che già ne hanno poche di corse. Mi viene in mente Sant'Eufemia, Maspoltore, Senarica, Nocciano ed altri luoghi, ma immaginate Sant'Eufemia, persone, un comune completamente abbandonato che già poche corse, far saltare delle corse veramente un qualcosa di indescrivibile. Questo perché? Perché manca il personale, ma noi ci siamo indignati perché alla fronte della carenza di personale nel trasporto pubblico regionale abbiamo riscontrato circa 10-15 avvisi per assumere ancora impiegati ed amministrativi, quindi si assume impiegati amministrativi e non si assume il personale viaggiante e si lasciano poi i nostri ragazzi a casa. Questa è una cosa gravissima e mi auguro che presto l'assessore sottosegretario regionale, il presidente Marsiglio, mi dia una risposta e mettano davvero male alla seconda voce di bilancio, perché il trasporto pubblico regionale è nel caos. Pullman rotti, sfasciati, escono con le spie rosse accese, sporchi e poi saltano anche le corse. Bene, bocciatura totale del trasporto pubblico regionale della regione Abruzzo da parte nostra. Difficoltà in più quando si chiede anche a questi autisti, no, di controllare anche il cosiddetto Green Pass, che è obbligatorio adesso sui mezzi di trasporto. Ma certo, aggraviamo il personale viaggiante di tanti oneri, ma non solo, ricordiamo anche che il personale di riserva manca, perché quando alcuni autisti non possono per alcune ragioni dovrebbe subentrare il personale di riserva, abbiamo anche lì notato delle gravi carenze, delle gravi lacune, mancanza anche della riserva di quello che non c'è. È veramente catastrofico la gestione del trasporto pubblico regionale in Abruzzo. Una ricerca triennale dell'Università degli Studi di Teramo studierà le potenzialità dell'agricoltura in campo energetico. Il progetto è stato promosso da Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale all'Ateneo Teramano, e sarà realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Tortoreto e Agena. Tania Bonnici Castelli. Sfruttare le potenzialità dell'agricoltura per produrre energia, tradurre la ricerca in realtà utilizzando le risorse del PNRR. Su questo tema attuale della transizione ecologica, della sostenibilità e della semplificazione normativa, l'Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Tortoreto e Agena, ha presentato un progetto di ricerca triennale. Promotore dell'iniziativa Enzo Di Salvatore, professore di diritto costituzionale all'Ateneo Teramano. Noi vorremmo inserirci, diciamo così, in un dibattito più ampio, no? Che vede al momento la ricerca, soprattutto quella applicata, essere la grande favorita, no? Di questo PNRR, perché al dramma che stiamo vivendo la politica e le istituzioni tentano di reagire.
Reagendo ovviamente in che modo? Potenziando la ricerca applicata, ma noi siamo la dimostrazione plastica, vorremmo che così fosse, che alla ricerca applicata si desse poi seguito in qualche modo in azione politica e con l'apporto del diritto, perché occorre poi disciplinare tutto questo. Quindi la ricerca durerà 3 anni, si occuperà di agroenergie, di filiera agroalimentare, questo è anche un piccolo contributo al problema dei cambiamenti climatici, perché voi come potete immaginare il fatto che la filiera lunga comporta tutta una serie di problemi da questo punto di vista. Però è soltanto un progetto che così si svolgerà per 3 anni e speriamo che possa essere potenziato. Tra gli obiettivi che la ricerca triennale dell'Università degli Studi di Teramo si pone ci sono l'incremento delle prestazioni ambientali e la competitività delle aziende agricole. Quali benefici per esempio per chi gestisce un'azienda agricola? Beh, benefici sicuramente in termini di incentivi fiscali nei riguardi delle aziende agricole, per cercare anche di permettere alle piccole aziende di creare dei piccoli siti di stoccaggio e di conversione dei residui colturali da riconvertire in energia pulita, e quindi parliamo di ovviamente biomasse, parliamo anche di biometano. La creazione di biometano da residui colturali è ovviamente una delle prospettive più immediate di questo progetto. Dall'agricoltura sostenibile passiamo ora alla corsa al colle. Enzo Di Salvatore. Sì, perché il professor Enzo Di Salvatore dell'Università di Teramo ha ricevuto ben 2 voti nell'ultima votazione per eleggere il Presidente della Repubblica. Lui ci scherza sopra, al colle lui preferisce colle parco. Professore, ma quando ha sentito il suo nome, ecco, alla Camera dei Deputati, che ha pensato? No, nulla, che avrei dovuto continuare a fare ciò che faccio, perché la corsa al colle si sarebbe poi sgonfiata e sarebbe divenuta la solita corsa a colle parco. La realtà mi porta a questo. Adesso apriamo la pagina dello sport, ultimi giorni di mercato per Pescara e Teramo alle prese con possibili arrivi e con i problemi ovviamente legati alle cessioni. Nel Pescara calano le quotazioni di Longo, mentre il Teramo sta chiudendo per un ex biancazzurro come Andrea Cisco. Ancora pochi giorni per sistemare e chiudere la partita fondamentale del mercato per Pescara e Teramo. Entrate sì, ma non va mai tralasciato il faldone delle cessioni, l'argomento più complicato, perché le dismissioni sono fondamentali un po' per tutte le squadre e, considerando anche i limiti imposti dalle liste, spesso diventano necessità impellenti. I biancazzurri di Gaetano Auteri, dopo l'arrivo in difesa di Gherardi, si guardano intorno alla ricerca di acquirenti per quei giocatori che sono in esubero. La cessione praticamente ufficiale è quella di Guido Marilungo, che via Ternana, squadra da cui era in prestito, si trasferisce alla Pro Sesto. Non cambia per Marilungo la categoria, ma soltanto il girone, che diventa quello settentrionale. Ma sono Galano, Rizzo e Bocici i giocatori che sono ancora in lista di sbarco. Per l'esterno d'attacco pugliese non ci sono ulteriori novità e rimane ai margini del gruppo di Auteri. Per il centrocampista avanza sempre più insistente la voce di un interessamento del Messina, che gioca nel girone C di Lega Pro. Anche il Foggia di Zeman, così come l'Avellino, starebbe pensando a Rizzo, ma sono ancora approcci e non si è arrivati alla trattativa vera e propria. Probabile che i peloritani possano farci un pensierino, mentre i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per Milos Bocic. Per quanto riguarda Longo, invece, il DS Matteasi sembra aver frenato e non è più così scontato che il calciatore del Vicenza possa arrivare davvero, tutt'altro. Intanto oggi allenamento a parte per Durdi e Chiarella, che non ci saranno a Viterbo, assenti invece Frascatore, Cancellotti e Derisio. Se il Pescara deve sfoltire davanti, il Teramo deve farlo in mezzo, ma anche nel reparto offensivo più di qualcosa si muove. L'uomo più vicino, praticamente a un passo dalla firma, è Andrea Cisco del Pisa, ex Pescara, che andrebbe a rinforzare la batteria degli esterni per continuare quel 4-3 tanto caro all'allenatore. È evidente che qualcosa davanti mancava, lo aveva fatto capire anche il tecnico prima della trasferta di Pesaro. E allora ecco che Cisco potrebbe fare al caso del diavolo. Per quanto riguarda Mungo, il centrocampista è ancora in trattativa con la Viterbese, ma con la necessità di attendere che i laziali, avversari domenica proprio del Pescara, facciano uscire qualche elemento in esubero prima di dare l'ok ad un'operazione già apparecchiata, ma cui serve l'ultima accelerata. Non si esclude anche che ci possa essere qualche altro movimento, soprattutto nelle ottica scambi, che potrebbero portare giocatori più funzionali alla causa, e anche in questo caso sarebbero nel reparto avanzato. Qualora uscisse Mungo, ad esempio, ecco allora che il diavolo avrebbe l'ok per l'operazione che porterebbe in biancorosso Daniele Sorrentino.
Il tutto mentre si avvicina all'ultimo fine settimana con il mercato aperto, con due trasferte, quelle di Viterbo per il Pescara e di Imola per il Teramo. Ultimo appuntamento con gli organici in trasformazione, perché da martedì liste chiuse, svincolati a parte per tutte. E così si andrà fino alla fine della stagione. Prima di chiudere, una notizia che riguarda il campionato di Serie D, perché si va verso il rinvio della gara tra Castelnuovo e Pineto in programma domenica pomeriggio. Questo a causa dei casi di positività Covid all'interno del gruppo squadra nero-verde. Attualmente dovrebbero essere 5 i casi del Castelnuovo, che ha subito inoltrato richiesta al Dipartimento Interregionale di poter disputare in altra data la gara di campionato valevole come prima di ritorno del girone F. Nelle prossime ore, attesa l'ufficialità dello slittamento, dovesse saltare il match con il Pineto, il Castelnuovo dovrebbe recuperare, oltre a quella in programma domenica, anche le partite con il Vasto Gerardi, gara di campionato, e contro la Cinzia Albalonga, quest'ultima gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di categoria. E con questa notizia si chiude questa edizione del nostro telegiornale. I servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona serata.